giorno. La parabola contenuta nel Vangelo di questa domenica ha come protagonista un amministratore furbo e disonesto che, accusato di aver dilapidato i beni del padrone, sta per essere licenziato. In questa situazione difficile egli non recrimina, non cerca giustificazioni, né si lascia scoraggiare, ma escogita una via di uscita per assicurarsi un futuro tranquillo. Reagisce dapprima con lucidità, riconoscendo i propri limiti. Sapare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. Poi agisce con astuzia, derubando per l'ultima volta il suo padrone. Infatti chiama i debitori e riduce i debiti che hanno nei confronti del padrone per farseli amici ed essere poi da loro ricompensato. Questo è farsi amici con la corruzione e ottenere gratitudine con la corruzione, come purtroppo è consuetudine oggi. Gesù presenta questo esempio non certo per esortare alla disonestà, ma alla scaltrezza. Infatti sottolinea: il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza, cioè con quel misto di intelligenza e furbizia che ti permette di superare situazioni difficili. La chiave di lettura di questo racconto sta nell'invito di Gesù alla fine della parabola: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Ma sembra un po' confuso questo, ma non è. La ricchezza disonesta è il denaro, detto anche sterco del diavolo, e in generale i beni materiali. La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta. Fatevi degli amici con la ricchezza. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute. La vita, infatti, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse ricchezze, cioè i diversi doni di cui Dio le ha dotate. Ma Gesù indica anche la finalità ultima della sua esortazione: fatevi degli amici con la ricchezza, perché essi vi accolgano nelle dimore eterne. Ad accoglierci in paradiso, se saremo capaci di trasformare le ricchezze in strumenti di fraternità e di solidarietà, non ci sarà soltanto Dio, ma anche coloro con i quali abbiamo condiviso, amministrandolo bene, quanto il Signore ha messo nelle nostre mani. Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica fa risuonare in noi l'interrogativo dell'amministratore disonesto cacciato dal padrone: che cosa farò ora? Di fronte alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno, chi ha sottratto indebitamente doni a chi ne ha bisogno. Facendo così
saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con saltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio, chi mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri nell'assicurarci non il successo mondano, ma la vita eterna, affinché al momento del giudizio finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Angelo Domini, nunciavit Maria, concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventre tuo Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dice ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventre tuo Jesus. Amen. Per breve un caro faccio me. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventre tuo Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Grazie a tua, in questo Domine, mentre vos nostro si infunde, che sia anche denunciante, Cristo di tua incarnazione con gli uomini, per passione meglio si accuse, a resurrezione di ogni perducano, per Cristo un Domine nostro. E gli apparti del Figlio e Spirito di Santo. Come tu era in principio, nutrite sempre ed in secula seculorum. Amen. Gli apparti del Figlio e Spirito di Santo. Come tu era in principio, nutrite sempre ed in secula seculorum. Amen. Gli apparti del Figlio e Spirito di Santo. Come tu era in principio, nutrite sempre ed in secula seculorum. Amen. Pro fideli vostri punti, in vecchio mettere la donna e il Domine. Per chi è canto in pace. Sit nomen Domini benedictum. Aiutori nostro in nomine Domini. Benedicta al tuo, omnipotente, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini provenienti da diversi paesi. Particolare saluto i partecipanti alla Via Pacis, corsa podistica che ha attraversato questa mattina le strade di Roma per portare un messaggio di pace, di fraternità e soprattutto di dialogo tra culture e religioni diverse. Saluto il gruppo della missione cattolica polacca in Germania. Il coro San Leonardo di Procida. I ragazzi Cresimandi del Settimiello Firenze. E le suore del Bell'Amore che ricordano il 25° di fondazione. Domenica prossima, 29 settembre, ricorrerà la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Per l'occasione celebrerò la Santa Messa qui, in Piazza San Pietro. Vi invito a partecipare a questa celebrazione per esprimere, anche con la preghiera, la nostra vicinanza ai migranti e ai rifugiati del mondo intero. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E con il saluto del Papa intanto comunico subito che noi seguiremo la Santa Messa del Papa, come lui ha annunciato, per intero con